La situazione di Silvio Berlusconi è descritta come complessa ma stabile, viene monitorata attentamente mentre i medici lavorano per migliorare i livelli di ossigenazione e ridurre lo stress sul sistema cardiovascolare e respiratorio. I suoi problemi di sangue legati a una forma di leucemia sono particolarmente preoccupanti e mercoledì ha iniziato la chemioterapia. Secondo quanto riferito da fonti mediche, l'ex premier è stato ricoverato mercoledì mattina nel reparto di terapia intensiva cardiotoracovascolare dell'ospedale San Raffaele a causa di difficoltà respiratorie che si ritiene siano una conseguenza della leucemia.